Dopo aver sventato l'attentato contro Eduardo, Alberto si ritroverà costretto a prendersi le sue responsabilità. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 2 al 6 settembre 2024 rivelano che Alberto Palladini sarà messo nei guai dopo l'attentato sventato ai danni di Eduardo. L'avvocato sarà così protagonista di un acceso scontro proprio con Sabiese, il quale gli farà presente che ha messo tutti nei guai con questo suo colpo di testa, mettendo in pericolo anche Clara e suo figlio. Intanto Manuela si renderà conto che Constabile l'ha ingannata in merito al progetto del parco archeologico e non la prenderà affatto bene. Alberto finisce nei guai e si scontra con Eduardo, anticipazioni Un posto al sole al 6 settembre. Alberto si renderà conto di aver combinato un guaio, andando a chiedere aiuto a Torrente per organizzare un piano vendicativo ai danni di Eduardo Sabiese. Dopo aver sventato in tempo la pericolosa situazione che aveva creato, Alberto sarà protagonista di un durissimo scontro con Eduardo, il quale riterrà opportuno che l'avvocato si rivolga al più presto alla polizia per denunciare quanto è accaduto. Del resto Torrente potrebbe non arrendersi e dopo aver visto fallire il suo piano contro Eduardo, non si esclude che possa tornare all'attacco al più presto. Manuela ingannata da Constabile, Guido e Mariella sempre più distanti. Le anticipazioni delle nuove puntate di Upas dal 2 al 6 settembre, inoltre, rivelano che nel frattempo Clara sarà ormai pronta per il parto. La notizia arriverà anche a Palazzo Palladini e Rosa non potrà nascondere la sua ansia, nella speranza che tutto possa andare nel verso giusto e aver modo di vedere al più presto la sua amica e la piccola Nunzia. Intanto Manuela si renderà conto di essere stata ingannata da Constabile in merito al progetto del parco archeologico. I soldi che erano destinati all'iniziativa, in realtà, sono stati presi dal giovane per motivi personali. Tra Guido e Mariella, invece, la situazione non sarà destinata a migliorare, i due vivranno ancora dei momenti di grande tensione e si mostreranno sempre più distanti l'uno dall'altro. Alberto si era alleato con il pericoloso boss Torrente. Nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 3, Alberto aveva scoperto il posto segreto in cui Clara e suo figlio Federico erano stati portati con Eduardo dopo essere entrati a far parte del programma Protezione Testimoni, l'avvocato ritenendo che Eduardo fosse l'artefice della sua rovina familiare, aveva deciso di vendicarsi il, tanto da chiedere l'aiuto al perfido boss Torrente. I due si sono quindi alleati per riuscire a far fuori Sabiese, a patto di tenere però al sicuro Clara e il bambino.